La corale è intitolata a Giovanni Brandi, tuo padre. Che ricordo hai di tuo padre? Beh, nell'ambito della musica mio padre in genere era innamoratissimo di arte, ogni tipo d'arte, pittura, scultura. A me ha trasferito una grossa passione per la pittura. La passione più grossa sua era sicuramente per la musica. Ricordo tante volte una passione che ha ereditato da mio nonno e che ha continuato a coltivare anche con l'aiuto del carissimo amico Berardino Baratta. Ricordo tante volte che papà, per il desiderio di allietare le messe della domenica, sequestrava o Berardino per il corso o addirittura veniva a sequestrare anche me con la pretesa di farmi provare una mezz'oretta e poi cercare di intonare qualche cosina in chiesa. Questo appunto per dire la grossa passione che lui aveva per la musica. Però è riuscito nel suo intento, perché anche tu fai parte della corale. Parziale, nel senso che per il canto sicuramente, per la musica ahimè con me si è fermata una passione, una tradizione che da mio nonno ha seguito mio padre, mio zio, mia zia e i miei cugini, però con me la musica si è fermata soltanto all'espressione canora. Tuo nonno Andrea suonava l'organo in chiesa. Sì, sì. L'organo che oggi mi ha fatto un po' di emozione risentire, come ogni volta, perché appunto ricordo gli eventi del Natale, della Pasqua. Quando nasce questa corale Giovanni Brandi? La corale Giovanni Brandi nasce nel 1987, fortemente voluta dall'allora parroco Don Antonio Cecere e da Giovanni in particolare, che era un cultore della musica. A dire la verità, Giovanni era un poliedrico, perché si cimentava nella scultura, nella pittura e il canto era la sua passione. Quindi è nato come un coro per accompagnare la messa, però poi pian piano si è trasformato in altro. Vabbè, c'è stata insomma una storia, abbiamo una storia alle spalle. Purtroppo Giovanni ci ha lasciato piuttosto presto e il coro, diciamo, nei primi tempi ha avuto qualche difficoltà, ma poi, diciamo, con alcuni, diciamo, musicisti del luogo e successivamente con altri che si sono avvicendati, mi ricordo di Antonio Barone, di Chimio e in particolare Adriano D'Aversa, col quale, diciamo, lui era anche un organista che veniva dal Conservatorio dell'Aquila. Diciamo che abbiamo fatto un salto di qualità, per usare un termine calcistico, con lui. E poi successivamente, quando Adriano, dopo il terremoto dell'Aquila, è dovuto andar via, e quindi ci siamo trovati un po' spaesati. Ma poi la provvidenza ha voluto che conoscessimo Marco Columbro e veramente è stata la nostra fortuna, perché con lui il coro veramente è cresciuto tantissimo e quando ci siamo accorti che potevamo fare qualcosa di più, lui ci ha consigliato di fare l'associazione e abbiamo aderito, diciamo, di buon grado. Appunto, quindi vi siete costituiti in associazione. Cosa vi ha spinto ad associarvi? Beh, l'amore per la musica in particolare e poi per andare oltre, diciamo, la musica sacra, diciamo di cimentarci anche in quella profana e insomma stiamo avendo delle piccole soddisfazioni. Come per esempio andare in Canada a suonare per i Vinciatori Essi nel Mondo. Siamo stati in Canada nel 2007 per l'anniversario il 50° anniversario della Fondazione San Bernardino ed è stata veramente
molto toccante con i nostri paesani d'oltreoceano. Don Nico, lei è stato qui a Vinchiaturo per 4 anni, quindi ha avuto occasione di ascoltare questa corale tante volte durante le messe da lei celebrate. Secondo lei, qual è il punto di forza di questo coro? Allora, il punto di forza è l'aggregazione. È un coro molto unito, un gruppo molto unito, oltre a ritrovarsi qui per cantare, per provare, condividono un po' altre esperienze di amicizia e altri generi di esperienze, per cui ecco, questo potrebbe essere la chiave del loro successo. Oltre alla passione, loro condividono l'amicizia e altre situazioni a livello, diciamo così, comunitario. Sant'Agostino diceva: chi canta prega due volte. Nel caso di questa corale pare proprio così? Sì, chi canta, è vero, il canto ha sempre accompagnato la liturgia. Sappiamo che il nostro Gerusalemme Celeste, che rappresenta un po' la Chiesa universale, la Chiesa del futuro, del nostro futuro, diciamo così, sussiste proprio nel canto degli angeli e dei santi, no? Per cui il canto è vero, il canto è preghiera, soprattutto, diceva Agostino, se si canta bene. E io credo che a questo bel gruppo non manchi questo talento. Un immenso piacere, abbiamo voluto condividere con voi questo evento celebrativo in occasione del 25° anno dalla fondazione dell'Associazione di Promozione Religiosa e Culturale Coro Giovanni Brandi. Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti voi per aver contribuito con la vostra presenza al successo di questo concerto. Prima di concludere, vogliamo rivolgere un invito a chiunque fosse interessato a partecipare ad una realtà sociale, culturale e formativa come quella del nostro coro, per imparare la musica tutti insieme, abbandonando i soliti pregiudizi dell'essere stonato, poiché noi tutti, ve lo assicuriamo, siamo dei dilettanti, oppure di non avere tempo. Noi infatti dedichiamo solo 2 ore a settimana alle prove. Ognuno potrà scoprire qualità che non sapeva di possedere ed essere parte di un organismo vivo, il cui fine principale è coltivare l'arte ed educare al bello.